Buon salve! Allora, oggi iniziamo una nuova serie di Sonic, Sonic Lost World. Purtroppo non sono una fan di questo gioco, però se devo portare quasi tutte le serie di Sonic devo portare anche questo. Quindi prima finiamo, meglio è, così poi farò Colors e poi aspetteremo Sonic Shadow Generation. E non vedo l'ora perché sono usciti fuori delle notizie, leaks non ufficiali, però avevo visto tipo che ci sarà tipo il diario del professor Gerald, quindi sono curiosa perché questo è l'anno di Shadow e sono contenta appunto di aver finito con gli Adventure, specialmente il 2, di aver appunto scoperto anche quella cosa della storia, però ormai è tutta retconnata, quindi sono curiosa per questo diario del professor Gerald. E niente, poi vedremo se ci saranno notizie, io spero. Questo leak aveva detto che dovrebbe uscire più o meno a ottobre 25, comunque avevano detto che ad autunno sarebbe uscito il gioco. E niente, non vedo l'ora di portarlo, quindi lasciando stare appunto Shadow lì, e ne riparleremo più avanti, iniziamo con Sonic Lost World. Quindi facciamo partire il gioco e facciamo la transizione. Dovrebbe vedersi tutto. Allora, come avete notato lì, lo giocherò in inglese. Io volevo appunto tenermi le voci in inglese e mettere i sottotitoli in italiano, solo che non si può fare con questo gioco. Io non riesco a capire. Caspita, ho già partito, non ho neanche, ho toccato solo per il volume, è già partito. Vabbè, godiamoci l'intro. Ok, era più una sorta di trailer, vabbè. Ok, allora perché inglese? Io, come dissi anche in Sonic Forces, io purtroppo mi sono abituato con le voci in inglese. Non ho di doppiatore italiano, assolutamente no, non è quello. Per me hanno fatto delle scelte azzeccate per i personaggi. Il problema è l'abitudine, è un po' come, non lo so, se giocassi alla serie Arkham di Batman, io non lo giocherei in inglese. Certo, è bello sentire i doppiatori originali Kevin Conroy e Mark Hamill nei panni di Joker e Batman, però io, essendo abituata con il cartone animato di Batman, ne sentivo Balzarotti e Peroni, è ovvio che lo giocherei in italiano. Infatti io ho sempre giocato in italiano, mai in inglese, per quanto ami i due doppiatori americani. E Sonic purtroppo io ormai sono abituata con quello inglese, e quindi niente, lo giocheremo in inglese. Purtroppo non ci sono sottotitoli in italiano perché non si può separare la lingua e i sottotitoli, non so perché sennò io avrei lasciato i sottotitoli in italiano, ma niente, tradurrò velocemente, ma tanto sarà un inglese facile, secondo me non credo che ci sia robe difficili, comunque bene o male spiego un po'. Allora, prima di iniziare facciamo continuo, perché io l'ho giocato e vi posso mostrare che ho preso tutti i rings rossi, ma proprio tutti. Qua ce ne sono un bel po', ho preso tutti quanti. Faccio vedere tutto così. Ok, poi questo qua è il DLC e fine. Quindi torniamo indietro. Se faccio qui che mi title screen, ok, sì, e facciamo una nuova partita. Quindi vi ho fatto vedere che ho preso tutti i ring rossi, perché non credo che in questa run andrò a raccogliere tutti i ring rossi, perché non non c'ho lo sbatti praticamente, preferisco finire il gameplay, seguire la storia e fine. Tutta la roba collectible no, in live non credo che lo farò, poi questo qua l'avevo fatto prima, quindi non mi va di rifare di tutto. Allora, iniziamo, new game, sì, non mi interessa, e vediamoci la cutscene iniziale. Ok, primo stage, Winding Soul. Allora, è praticamente diverso dai giochi di Sonic, altri tipi di giochi. Allora, non mi dispiace, è particolare, è sicuramente ispirato a Mario Galaxy, ma c'è un motivo per quello. La Sega ha collaborato con Nintendo perché volevano pubblicarlo su Nintendo Switch, e la cosa brutta un po' è che Sonic è praticamente lento, non c'è un modo per andare veloce? No, c'era un modo... Ah, ok, dovevo usare un altro tasto. Ok, non è automatico la velocità di Sonic. Peccato. Ecco una cosa che mi aveva fatto un po' arrabbiare. Comunque, avevano collaborato con loro e, idea folle, hanno deciso di cambiare un po', diciamo, il gameplay così per attirare fan di Mario. Io dico, perché? Cioè, attira fan nuovi, non quelli di Mario, perché quelli di Mario, magari quelli un po' più tossici, come quelli che esistono anche nel Sonic fandom, non giocheranno mai a Sonic, a meno che non siano magari persone che tanto dicono ma sì, proviamo, però ci sono quelli tossici, cioè, attira altre persone, ecco, invece no, hanno fatto quello solo per quel motivo. E infatti la cosa che hanno criticato su questo gioco è che assomiglia a Galaxy Lost World, e chissà come mai. E anche il, diciamo, mi viene il termine, lo screen, quindi le vite, gli oggetti che si vedono di lato, è molto stile Mario. E, ok, qui c'è il ritorno dei Wisp, che cavolo si fa a attivare Wisp? Che non me lo dicono? Com'è? Ah, ok. Aiuto, ho sbagliato. Aspetta. Ok. Ok, qui ci sono i Wisp. In realtà i Wisp sono stati creati per Sonic Colors e poi li hanno rimessi qua solo perché hanno avuto successo in Sonic Colors, solo per quello. A livello di storia non ha senso, ma magari sono venuti a fare visita a Sonic e sono finiti in questo mondo perduto. Allora, quindi, come è partita la storia? Praticamente in una giornata tipica di Sonic, Tails e Eggman che rapisce gli animaletti, Sonic e Tails che cercano di liberare, finiscono in questo territorio che a quanto pare Tails conosce, ovvero Lost Hex. Ne apriamo. Abbiamo anche Amy e Knuckles. Sonic and Tails will get your buddies back. Sonic, did you get those animals back from Eggman? Just the one container he tossed off his eggmobile. Wait a minute, just the one? Weak. I would have gotten them all back by now. Save the rest of them. Per questo Knuckles è il perfetto rivale di Sonic. What Eggman's doing to those poor things? Perché diceva soltanto uno la capsula hai salvato, io ne ho fatti di più, cioè è una cosa così. Ok, quello è il DLC, ma quello lo vedremo più avanti. Ok. Oh, 0 Red Stars, ma chi se ne frega. Allora, no, a livello di gameplay non è malaccio. Se avessero tolto quella roba di tenere premuto il tasto per andare veloce, l'avrei apprezzato ancora di più. È bello al punto che sia... cioè, almeno è meglio questo rispetto a Forza, perché Forza sarà tutto un rettilineo, lì una pista stretta. Invece almeno qua c'è un po' di movimento in più, si va anche da altre parti un minimo. La grafica un po' meno, è troppo colorata, cioè ci sta per Sonic, ma è un po' troppo alla Mario, ecco. Poi anche qui queste cazzine potevano mettere un po' di budget in più. Yes, yes I am. I conquered you, didn't I? And with your help, I'll not only rule the world, I'll finally destroy that blue nuisance Sonic. Eggman wants the little hedgehog destroyed. Yeah, well, I feel like destroying something. That's what I like about you, Zazz. Always ready for a fight, even before you know what you're fighting. You dare! Bring it on and I'll rip it up! Win or lose, I'll learn something about our enemy. Ok, allora Eggman sapeva già di questa zona qua, Lost Hex. Ok, stage in 2D, devono smettere di fare gli stage in 2D. Comunque lui sapeva di questa cosa e ha appunto conquistato questi esseri che vengono chiamati Zeti. Ovviamente non è il capo, che è quello rosso lì, non è contento e tra un po' vedremo come li ha sconfitti, cioè non sconfitti, conquistati. Ecco, dai, già che ci siamo prendiamo. Ok, dai, almeno uno, meglio di niente. Ok, sì, questi messerini sono stranissimi, ok. Ok, asteroid, cosa che fa? Ah, che bello! Ah, dov'è che sono? Ah, ok, per prendere un Rings. Vai sopra, vai sopra! Non ce la fa. Perché non riesco ad andare sopra? Ah, forse perché non... strano, perché non... c'è qualcosa che mi sfugge, perché... non so come andare più in alto. No, non lo so, vabbè, niente. Non importa. Sì, lo so, è finito il potere, chi se ne frega. Questo? Ah, ok. Non mi ha fatto prendere la stella rossa, non importa. Vabbè, c'è Zazz che ci sta insultando. Vabbè, niente di che. Ok, questo il boss suo. Questa luna robot. No, ma come devo fare? Ma come faccio a colpire? No, non mi dire che è la prima morte, perché non ho più Rings. Non mi punta il target. Ah, ok, da sotto. Vabbè. Cioè, io non lo so, cioè, da sotto dovevo colpire. Cioè, serio? Di lato no? Boh. Ok, no. Ok. Ok. Come sta parlando la luna? Oddio. Ok. Ok. Vediamo di non morire. Ok, mi è andata bene. Sei stato fortunato. Beh, direi che per me è azzeccato perché non avevo links. Ok. Va bene, abbiamo ottenuto anche degli oggetti. Sì, ci sono anche gli oggettini nella vita. Solo che non so nemmeno come si usano, perché non mi dicono i tasti. Si può vedere azione, input, controller, fammi vedere. Eccolo qua, spin dash, dash, int, map, duck kick. Ok, ah, item bag, oh, ho capito, non si capiva. Ok, quindi ok, e noi abbiamo gli oggettini, vabbè, non li utilizziamo per il momento. Ok, quindi il zona 3. Oh, è carino comunque. Peccato che è molto lento Sonic. Perché a livello di game non è malaccio, però sì, è anche molto rettilineo anche questo. E in fin dei conti poi il Sonic Forces l'hanno fatto, non quelli di Generation e Colors, oh mio Dio. Come faccio? Vabbè, facciamo, no, cos'era? Facciamo qua. Ok, pensavo di cadere ma invece no. Ah, potevo liberare gli animali, ma che se ne frega, li lasciamoli morire. Ah, che bello i cristallini. Comunque dicevo, ah, poi magari rischio di cadere. Dicevo che il Sonic Forces l'hanno, level design l'hanno fatto quelli che hanno fatto il Lost World. Quando invece nel come si chiama? Nel trailer hanno fatto vedere dai creatori di Colors e Generation, tutti hanno detto ah che bello, e invece non è così. No, aiuto. Volevo utilizzare il coso, ma vabbè, andiamo avanti perché sennò entro notte, non finiamo. Ok, no, così. Ok, ah, che bello. Il primo Red Rix dov'è che si trovava? È questo? Ah, ok. Qua. Non mi dire che magari quello è per i rings. Cioè il red ring. Ok, lo vedo che è andato lì. Non so perché purtroppo non me lo ricordo. Ok. Ah, accidenti. Ok. Ok, sì, dava il rings, ok. Ed era pure l'ultimo. Ok, abbiamo salvato anche questo. Ah sì, che poi qui non c'è neanche il voto S, voto A, voto E. Niente. Che succede? No, ok, niente. Hey, I've been looking for you, Baldy McNose hair. Who are your friends? Friends? These are nobody's friends. They are the Deadly Six. Poi Deadly Six. Zazz, show this blue pest how you do things up here. With pleasure. I've been itching for a fight all day. I think you're itching because you need a bath. Are you disrespecting me? Maybe. I'm gonna mess you up! I'd love to stay and watch him disassemble you, but I have business to attend to. Ok, lui ha dei business da fare e invece noi dobbiamo combattere di nuovo contro Zazz che non si fa nemmeno il bagno, a quanto pare, a detta di Sonic. I know the perfect spot to take care of you. That's funny, because I know the perfect spot to kick you. In italiano, se non sbaglio, vengono chiamati sei nefasti. Così. Forse non hanno trovato una traduzione adatta. Ok, allora. No, effettivamente allora, è carino, ma è proprio rettilineo. A differenza dell'altro che si poteva girare anche dall'altra parte. Oh no, mi rischio di cadere. Ok. Oddio, scusami pecorella. No, c'era lì sopra, vabbè. Non importa. Vabbè niente, c'è Zazz che continua a insultarci. No, sono caduto per colpa loro! La mia prima morte! C'ho anche le vite se non sbaglio, perché c'è anche la raccolta delle vite. E se non sbaglio c'è un livello in cui puoi prendere... cioè a furia di farlo puoi prendere 99. Ok. Ah, dovevo andare lì sopra. Infatti, se andavo lì sopra potevo prendere i links. Va bene. Stupide pecore. Ok. Sempre il 2D. Oddio, ok. Non si arrabbia? Esatto. No! Che scema! Sapevo che c'era un... oh, vabbè. Sapevo che era una trappola. Ok, liberiamo questi. Ammetto che non sono ben felice di giocare a questo gioco, ma non importa. Andiamo qua. Chi se ne frega. Ok. Se non sbaglio dovrebbe essere sopra il rings, quello rosso. Oddio, devo sbrigarmi. Infatti. No, via. Ok. Aspettiamo il prossimo. No, accidenti. Io invece... Ok. Ok, asteroide. Eh no, sono entrata lì. Sì, e non ci arrivo tanto. Secondo me mi sfugge qualcosa. Ah, così. Oh. Dai, prendi che ce la puoi fare. Allora. Così e... No, vabbè, non importa. Non importa, non importa. Ok, andiamo qua. Ok, checkpoint. Eccolo qua di nuovo, sto deficiente. Cioè non gli bastava la prima batosta, ne vuole un'altra. Ah, accidenti. Ma quante lune ha? No. No, ok, dovevo evitare intanto. Ok. Oddio. Oh, non ci posso credere. Basta, zitto. Ok. All right. We good to go or what, Tails? È vero, ti sto sistemando. I've built a TV out of paper clips. Yeah. And reprogrammed a supercomputer using dishwashing detergent and a toothpick. I know. So look. Fixing a propeller on a biplane? That's about as difficult as taking a nap. I dialoghi sono cringissimi. Come fai a sistemare un portatile con il sapone per lavare i piatti? Oh mio Dio. Sì, la cosa brutta è la sceneggiatura. I dialoghi assurdi e cringissimi. Ah, che poi è da questo gioco che ho iniziato a odiare Tails. Adesso qui è tranquillo, ma poi diventa veramente un rompiscatole. E Sonic è diventato stupido qui. Ecco, li comanda con quelli. Se no quello rosso Zebra non l'avrebbe mai ascoltato. Cioè manda questi qua solo per prendere animaletti. Serio, Eggman? Ok, siamo a Desert Ruins. Ah, questo almeno è un po' più aperto. Cioè, è come non detto, non è aperto. Esteticamente aperto, ma il resto sabbie mobili. No, seriamente non posso andare per di qua. Tipo qui? No. Passato. No, esteticamente non è male, però. No, peccato. Ok. Strana roba. C'è uno scivolo, va bene. No, maledetti. No, rinzio, sennò poi dopo muoio. E io voglio finire questo gioco. Ok. Ah, poi ci sono anche questi qua. Ok. Ok, posso fare questo. Oh mio Dio. Ok, così posso andare più veloce. Ok, sezione in 2D. Noia mortale. No, ma posso andare qua? Sì. Sì, c'era un ring, ma non importa. Ok, questi vermi strani. Ah no, accidenti a te, maledetto! Dio. Vabbè, liberiamo questi animali. Ma te ce ne sono di capsule? Cioè, come fanno i nefasti a non trovare queste capsuline con gli animali? Oddio, e qui come faccio ad andare? Ah, caspita, potrei prendere... Ecco, questo è il nuovo di Wisp. Non c'era in Colors. Che è quello dell'aquila. Praticamente vuole. Sì, con Sonic Lost World hanno aggiunto dei nuovi Wisp, tipo Bomb, l'aquila, quello della musica. No, accidenti. Ok, di nuovo qua. Ok, da che parte devo andare? Qua. Ok, lì devo fare attenzione perché c'è... infatti. Ok, mi sa che sta... Oddio. Ti denti... No, sono morta. Non l'avevo visto. No, devo rifare. No, accidenti a te. Dai, sono andata bene e poi quel mostro... vabbè. Ok, non lo sapevo che c'era il coso, il trampolino lì. Ok, qua devo stare attenta che ci sono morta. Ok. Anche qui veloce, infatti. No, 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 non importa. No, sono morta perché avevo 0 rings. Accidenti. No, di nuovo. Io ho solo 9 vite. Infatti immaginavo. Stupidi vermi. Io mi ricordo che c'era un livello, oh mio Dio, ci avevo messo un sacco di tempo, tantissimi tentativi. Però mi toccherà farlo. Oddio, via. Via. No! Come faccio ad andare lì? Ok, prima non salta... Oh mio Dio! No! Ok! Ok, oh, meno male. Ok. Ora arriva anche l'altro. Prendiamo i rings. Oh mio Dio, no. Fuori, via. Ok. No, 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 stammi lontano. Oh mio Dio, che brutti. Oddio, e io lì come faccio? Andiamo per di qua allora. Ah, mi piace l'attacco così. Oddio, è caduto, morto. Andato nelle sabbie mobili. Oh mio Dio, sti qua. Allora, facciamo questo e vogliamo. Sì, lì come faccio a raggiungere? Oh mio Dio. Qua? Accidenti a te. Ok. No. Ok, rings. No. Ah, si può salire. Ora ho capito. Va bene, non mi interessa. Oddio, andiamo per di qua. Oh, ce l'abbiamo fatta. Salviamo gli animaletti. Ok. Ah, ecco qua, questo livello non è male, se non sbaglio, dato che avevo poche vite ai tempi, perché continuavo a morire, andavo qua a farmare letteralmente. Ah, ok, qui bisogna prendere sempre gli animaletti per poter sbloccare, no, che sbaffi. E allora niente, dobbiamo prendere gli animaletti per forza. Sì, senti chi parla? Eggman grassone che insulta un altro grassone. If you hurry and destroy Sonic, I've got an even bigger sandwich. That would hurt. Questo Zik fa paura. Oh, qualcuno mi dice, è colpa tua Eggman, tu hai voluto prenderti nei fastidi. Oddio, ok. Ma che... Ah, ti pareva... No, vabbè. Ok, sta dicendo che guardarlo correre gli viene voglia di mangiare. E ho perso un altro ringrosso, ma chi se ne frega. C'è anche lì. Sì, non vedo... Accidenti a te, maledetto! No, sono caduto! E che pareva, ancora. Ah, ecco perché era più semplice, perché potevi prendere tanti rings e accumularli e poi morire, e penso che fosse quello il modo di farmare le vite, non me lo ricordo più, perché basta farlo all'infinito e fine. Non mi va. Ok. No! Ho capito! Ecco, bastava morire lì e forse si poteva riprendere sempre la vita. Ma però non aveva senso. No, non avrebbe senso. Non lo so, poi dopo vedo. Perché era questo livello che farmavo io. Praticamente. Però per prendere le red star è più semplice. Ok, boss. Lo odio. Vuole mangiarmi come se fossi uno snack. Pazzo malato. Quindi che mi è servito fare questo? Oh mio Dio, no! Proviamo a saltare direttamente al centro di questo, vediamo se hai il coraggio. Proprio dritto dietro nel sedere. Vedrai come ti passerà la fame. Il peggior pranzo della storia. Va bene. Cioè non ha detto della storia, però il peggior pranzo di sempre. Ma fuori di testa. Ecco, ancora. Ancora. Fatto? Questo significa niente dessert, sì, niente dolce. Ah, era solo questo, va bene. Finito. Abbiamo ucciso anche il grassone, che se non sbaglio fa parte della sezione del deserto, ecco. Power levels green, Orbot. Power level stable. Extractor activated. Ok, con quel marchingegno sta cercando di risucchiare tutta la linfa vitale per conquistare il mondo, ecco. Solito obiettivo. Oh yeah, that's the stuff. Baby, baby. I'm feeling stronger by the second. Levels fluctuating. Reaction unstable. Better shut it down quick, boss. Or it will lock into overload. Shut it down! Why just stop, boss? I felt great! The machine is unstable. Okay, instabile la macchina. Borrow some of the planet's energy. We don't want to destroy it. Ah, miracolo. Parla per te. Perché loro vogliono distruggere e governare. Ok, siamo ancora a Deserus e lì la sezione dei dolci. Quello è il posto perfetto per quello ZTV che non so come si chiama. Ah, c'è pure Omo Ciao! Oh mio Dio! Ho una richiesta per te! Che richiesta? Oh no! Neanche per idea! Conto su di te, col cavolo! Ok, andiamo! Troppi colori accesi mi girano la testa! È bello! Però il posto è veramente strano! Cioè, logicamente è strano, cioè, nel mondo dello... cioè, Lost Hex c'ha questa sezione di dolci, perché? Capirei tipo in Colors perché è... Oddio, no! È Eggman che ha creato il parco dei divertimenti a tema, ecco. Invece qui non l'ho capito. A meno che non sia stato lo Z a modificare, ecco. Io cerco sempre di trovare... un senso a tutto. Secondo me hanno fatto il livello e non... Ah, ok, ho fatto una missione, vabbè, chi se ne frega. Secondo me quando facevano questi livelli non è che avevano in mente di dare un senso, secondo me. Ma insomma, perché... Oh, ok, basta. Prima che le formiche mi uccidano. Vedere tutte queste caramelline lì mi sta venendo fame. No, ho sbagliato. No. Ma forse davanti. No, non serve niente nemmeno davanti. Ah, ok, prendiamo questi perché sennò... Esatto. Perché se dobbiamo sbloccare i livelli dobbiamo prendere gli animaletti. Perché non posso? Eh no, infatti muoio, scusa. Come faccio? Ah. Ok, boh, non ho capito. Forse da sotto dovevo fare. Ok, abbiamo preso questo. Vediamo se riusciamo... prendere. No, non si può. Ah, non importa. Mi pareva. Ok. Ma insomma. No, se faccio così... No, sono morta perché non riesco a capire come devo fare lì. Perché targare non me lo fa. Se io faccio... così, ah ok. Ah, devo tenere premuto, ma come facevo a capire? Ma insomma. Niente. Oh mio Dio. Sì, ma come faccio? Ah. Cioè, io sto tenendo premuto, però... Sì, niente. Niente, sono morta perché non riesco a capire. Anzi, qui? Dov'è che mi porta? No, fammi scendere direttamente lì. No. Oh, ce l'ho fatta, via via. Oh. Ok, abbiamo finito anche questo. Ok. Oh no. Ok, grazie. Ah, questi qua danno gli oggetti, ma non mi interessa. Li teniamo per il momento, poi nel caso del bisogno li utilizziamo. No, questo lo so e vabbè, proviamoci, morirò un sacco. Oh mio Dio, che paninone! Solo tre parole. Beh, c'ha ragione. Perché c'è anche E. Credo che... Ok, dato che credo che sarai tu il mio dessert ogni volta. Cioè, ma che sceneggiatura è? Perché Sonic dovrebbe stare dietro a questi deficienti? Cioè, sto tizio è occupato a mangiare. Vai direttamente da Eggman, no? Personalmente penso che gli Zeti siano la creazione più inutile che hanno fatto. Cioè... perché... allora... Ok, ho avuto una vita facendo quello. Oddio, si è bloccato. No. Ok, niente. Addio. Massimo e Zevran un po' ci sta. Almeno c'ha un po' di caratterizzazione. Ma gli altri sembrano delle macchiette. Che poi vabbè, anche Zevran non è che sia chissà cosa. Ok, non dobbiamo morire qui dentro, quindi dobbiamo prendere sempre questi. Oddio, tutto. Oddio, ci sono pure questi qua. Ah, ok, per di là, grazie. E tu? E muori? Ah no, aiuto! No! Ok! No, no, non riesco a controllare! Ok! Per sopra dobbiamo andare! Ok, vita! Ah, dice ancora per di là, va bene! Per di qua! Oh, ok! Ti pareva il tornado? Il tornado, se non sbaglio, è proprio lui. È quello maccione lì. Quello che Eggman si è permesso di dire che era un ciccione. Come se lui non lo fosse. Però perlomeno lui è meno ciccione di quello. E riesce a correre quanto Sonic. Ricordiamocelo. No. E come faccio a salire sopra? Ovviamente. Volevo prendere gli animaletti, invece addio animaletti, morirete male. No. E dai. Ah, ok. Ok, qui ha senso perché è proprio l'essere lì che sta cercando di uccidere Sonic col tornado. Invece in Sonic Forces non aveva senso con il livello di Classic Sonic. Eccolo. Ah. Oddio, sono caduta. Sono caduta. Ah, ok, appena fa quel salto devo... Ok. Oh no, ma devo seguirlo. Aspetta, ok. Finito? Oh no, cosa vuoi fare? Ti pareva. No, Rings. Ok. Ok, morto. Morto. È tempo di cena. Bene, sta andando via a cenare. Ok, abbiamo finito anche questo. Spero di non rifare i livelli, però se dovessi rifare devo scegliere un posto dove trovare gli animaletti più semplici. Scelta più che sbagliata. Cioè, ha prestato a loro i suoi robot. Eggman è un idiota. Sì, come no. Ecco la parte più stupida che ha fatto Sonic in vita sua. Non ascoltare Tails. È stato uno sbaglio. Ma lo sapeva anche. Cioè, ha prestato i suoi robot e sapeva che li avrebbe controllati tutti. Che genio Eggman, ricordiamocelo. Un quoziente di intelligenza lì 300. Oh, lì è comprensibile che Zevran sia... Non Zevran, oh mio Dio, mi sto confondendo col Dragon Age, scusate, Zavok, non Zevran. Si chiama Zavok. Mi sto confondendo col Dragon Age perché Zevran è di Dragon Age. No, poveri baffi. Comunque Zavok c'ha ragione a prendersela con Eggman perché è venuto lì e li ha schiavizzati. Non essere ferito sarebbe una cosa migliore. Ok, ora corrono anche loro. E adesso se ne accorge che avrebbe dovuto ascoltare Tails. Boh, una storia un po' così. Livello molto 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 basso rispetto a Frontiers o agli Adventure, specialmente il 2. Vabbè. Ok, nuova zona. Andiamo a vedere. Questa è... A me piace tantissimo la zona, questa qua. Ah, dobbiamo avere 800 di animali. Ok. Tropical Coast. Andiamo. Zona 1. Ok, questo è molto simile al primo. Okay, questi qua mi piacciono tanto. Quello un po' così, perché si può andare per di qua... Aspetta. Ah, ok, può camminare, ok. No? Ok. Non lo sapevo, ero andata per di qua. No! Sono morta! Perché? Vabbè, non importa. Tanto adesso so dov'è Rings. No, questo non è male perché appunto puoi andare anche lì sopra, lì. C'è anche questo, prendiamolo, poi lo utilizziamo dopo, intanto saliamo sopra. Stupido granchio. Ok. Ok. Perché? Vabbè. Ok, poi c'è anche lì. C'è anche questo qua. Ok. questo che cos'è? Ah, mi porti in un'altra zona, ok, addio la stella rossa, cioè la Red Star, però non importa. Sì, sono mondi strani, però esteticamente molto carino. Ok, per di qua. Oddio, il Badniks. Ah, ok, se qualcuno mi chiede quali sono i miei robot preferiti, a parte appunto il classico Metal Sonic lì, diciamo i robot normali, no? Nemici che incontri. Io adoro questi qua. Li adoro perché possono anche essere diversi. Infatti, se non sbaglio, in Colors si poteva vedere loro versione cuochi, oppure il mio preferito in Sonic Heroes potevi trovare i Badniks vestiti da coniglietta, mi faceva molto ridere al casino, e niente, cioè il design mi piace di più quelli. Ok. Boh, è lentissimo quel robot lì, quindi no. Cioè, prendiamo Rings. Ok, andiamo per di qua. Ah no, ok. Qui. Ok, non so perché ho liberato le fate, ma liberiamole allora. Basta? Ah, cos'è che mi dai? Ah, ok, mi porti qui. Ok, andiamo sopra. Ok, abbiamo preso una vita. Ma io voglio provare a utilizzare il... Oh wow, che bello! Sì, immaginavo perché... Oh, vita! Vita! Dammi la vita! Non riesco a prendere la vita! No, riesco a controllare, voglio prendere la vita! Niente. Comunque è carino perché va sotto l'acqua. Ancora? Ok. Ah, devo liberare. Allora, aspettiamo che quello vada lì. Vai. Ah, no, è vero perché... è per colpa mia. A quanto pare Sonic ha la forza di spostare i mondi. Ok, qui. Ah, che bello la nuvola, però non devo cadere. Ok, prendiamo Rings. Wow. Ok, vai. Mi sa che... esatto, abbiamo preso un'altra vita. Possiamo anche prenderla di là, però scommetto che poi perdo i Rings per colpa di quelli. Oh mio Dio, quanti! No, li devo prendere, non mi frega niente. Qui. Ok, meno male che c'è l'ombra, così almeno capisco dove devo atterrare. Wow. No, allora esteticamente è troppo figo. Sta roba ancora. Ma questo è il paradiso. Cioè, quante vite, no? Io le devo prendere. Per me è il paradiso. Prendiamo anche la stella rossa. Ok. Attenzione a non cadere. Qui sì che puoi farmare vite. Ok. Vediamo altri rings. E andiamo per di qua. Oh, fantastico, abbiamo finito questo livello. Ok, non male per il numero degli animali. Dobbiamo arrivare a 800. Alas, poor Cubot. I knew you. Povero Cubot, lo conoscevo bene. Ah, il suo cibo vocale è andato a quel paese. My cacophonic cock was the only thing keeping those six maniacs in check. Some sort of a natural inhibitor to their powers. Very painful and very rare. Ok. An innate ability to manipulate magnetic fields. They can make electronics, including my mechs, do interesting things. I control those powers with the conch. Ok, la conchiglia li inibisce i poteri e li controlla. Spero che i Zeti lo mangiano. Ok, c'è anche Orbot. Non ho alzato la mano, ok. Buon hand vuol dire senza spina dorsale? Penso, non lo so. Che buono è osso. Ok, abbiamo preso un altro oggetto. Wow, quanti oggetti. Ah, ok, rischio di buttarli. No, non lo... No, lo butto, non mi interessa. Ok, questo, vabbè, questo, ditemi il senso. L'altra va bene, la spiaggia, ma quello... Ah. Quello ha finito di mangiare il panino. Ok, Zik. Non ti preoccupare. Sì, il vecchio è forte. Ok, sarà uno stretching per lui. Un riscaldamento. Boh, gli Zeti sono stranissimi. Ecco. Perché? C'è il senso. Appena avremo finito di superare questo livello saremo sporchi di succo di mele. Cioè, non riesco a capire il senso, per quello. Ah no, io speravo di salire sopra per prendere i rings, però niente. Ok, il vecchio che sta parlando, Zik, ma non ci interessa di quello che dice. Tanto ci insultano tutti. Aiuto. Ok. Abbiamo salvato degli animaletti. No. Perché non può salire sopra? Ah, devo portare il cocomero qua, ma perché? Vieni! Maledetto! Beh, no, vieni o no? Oh, e che cavolo? No! Ma che cavolo? Vieni! Ti da anguria, cocomero, quello che è. Ah, ho visto anche degli animaletti. No, ancora. Allora, andiamo a prendere gli animaletti. Ecco. Andiamo da quello stupido cocomero. Vieni. Qui. 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 Forza. Entro domani? No. Ma scusa, ma dove ti sei... Dove ti sei schiantato? Ok, qui. Vieni. Qui. Qui. Bravo. Senza uccidermi. Qua. Ok. No, 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 smettila! Ok. Sì, ma fammi... Oh mio Dio. Cos'è? Va bene. Andiamo qui. Oh no, di nuovo. Oh, Rocket. Ah, da dietro bisogna andare. E io vado con Rocket, vai. E qui. Ok. Oh mio Dio, le noci di cocco. Ok. Ma che parte devo andare? Da che parte devo andare? Ma... Da che parte devo andare? Ah, non mi dico che devo uccidere tutti. Ok, ho avuto la vita. Ah, ok, infatti, immaginavo. Dovevamo uccidere tutti così. Dov'è? Dov'è, 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 dov'è? Non è neanche qua. Non è neanche qua. Non è neanche qua. Dov'è? Eccolo qua. Rocket. Ok, boss. Oh mio Dio, dove vado? Non posso neanche colpirlo. No, immaginavo. Oh, devo portarlo qua. Vieni, vieni vecchio, vieni. Vieni vecchio, forza, nonnino, vieni. Muori, muori dentro. Magari morisse, invece no. Dov'è? Dov'è? Sento dei versi lì. Ah, eccoti. Ma piantala. No, peccato. Ok. Morto? Sì. Ok, dai, manca poco per arrivare a 800. Un'altra cutscene? Forse sì. Ah no, ok. Wow, paura. No, te non voglio. Cioè, mette missioni su missioni. Stupido, ciao. tested the blue one and he's more powerful than I anticipated. Ok, sta dicendo che noi siamo fortissimi. Chi importa di lui? Oh mio Dio, vuole stritolare Eggman e mangiarlo, ovviamente. Ci sono altri modi migliori per renderli, per farli soffrire. Ah, vuole prendere l'invenzione del dottor Eggman. Quello del potere. Eccolo qua. E lui sta devastando tutto. Beh, scene strane. Ok, Tropical Coast. Anche questo molto bello a livello visivo. Non è brutto il gioco, però ha i suoi difetti purtroppo. Perché le idee ce l'hanno. E almeno non è la solita Green Hill, ecco. E la musica è bellissima, caspita. Questo sì che è una musica bella. Ah, caspita, qua me lo ricordo che sono morta male. Tante volte. Oh, wow, Rings. No! L'ho perso! Sì, non mi interessa per quelli. Ok, qua attenzione. Ah no, posto. Ok, checkpoint. No, accidenti, dovevo saltare sopra, lo sapevo. Lo sapevo che c'era la fregatura. Ok, sotto, sopra. E tu invece? Ok. Ok, sopra. No. Accidenti. Come devo rifare? Ok. Sopra. Ok. Ok. No, non ci vado più. Sì, è stato un rischio, però. Ok, checkpoint. Andiamo qua. Per di qua e poi qua. Ah, accidenti. Per adesso sì. Ok. Ok. No! Ah, non l'avevo visto. Meno male che nell'alto livello ho preso un sacco di rings. Ok, abbiamo preso anche questo. Ora qui, attenzione. Per di qua. Ok, ci è mancato un soffio. Ok, qui dov'è che siamo? Oh, finalmente abbiamo finito il livello. Sonic, something bad's happening. Infatti sta succedendo qualcosa di brutto. Infatti li stanno uccidendo. Che poi loro non si trovano la Lost Hex, però l'ambientazione è troppo stranina, con questi alberi a forma di cubetti. Ecco, qui almeno c'è un po' di senso. Ecco, questi alberi sono normali. Sì, un po' cubetti anche questi, però perlomeno si vedono di più le foglioline. Invece lì, credo forse per la risoluzione. Ok. Oh, non prendiamo quello perché tanto... Com'è la situazione? Com'è che si faceva? Ah no, così. Questo cos'è? Lo posso usare? Non si fa utilizzare, che vorrei provare. No. Ah, forse durante il gameplay. Ok, è un'altra cazzina, ancora lui che ci vuole combattere. Ah, mia che noia. Il tuo tempo è finito. Ok, mi preparo una lezione sul rispetto. Seguimi se osi, ecco. Ti sfido, ecco, non mi veniva la parola. Ok, Tropical Coast. Di nuovo lui. Mamma mia. Ecco. Sono stata colpita. Ok, Rocket. Ah, ecco, si può fare. Ok, non so che cos'è. Come faccio a uccidere questi? E mi sa che devo uccidere questi, come faccio? Non mi targa nemmeno. E adesso? Ah, ok, ho capito. Ok. Un po' bruttina questa parte. Ok, ne mancano due. Ucciditi, non riesco a mirarlo. E dai. E lì. Ok. Andiamo qua. Per di qua. Oddio. Ma perché? Ho mirato lì. No, devo rifare, seriamente. Seriamente, no. No, di nuovo questi. Morite male. Ok. Facciamo così direttamente, così evitiamo di morire. Wow, quanti rings. Prendiamoli così almeno. Esatto, abbiamo preso una vita. E ora possiamo andare. Ok, questa volta qua, perché di là no. Ok, facciamo qua dritto. Ora non posso morire. Esatto. Ok. Sì, si può prendere anche la Red Star, però non mi va. Ok, sezione 2D. Ah, accidenti a te. Oh no, te scimmietta, hai rotto. Cioè, non posso neanche colpire, perché? No, e non posso uccidere neanche quello. Ok. Ok, abbiamo preso una stella rossa. Andiamo. Evitiamo quello, perché tanto. No. Ah, accidenti. Non riesco. Quello che se ne frega. Oh no. Ok. Pensavo che cadessero sopra di me. No, perché? Ah, perché sono caduta. No, devo rifarmelo. Ah, mio Dio. No, io non volevo colpire. Ok. No. Oh. Sì, potrei fare... Ah, quasi! Oh. Non è che volessi fare di nuovo la collezione, però è stata una soddisfazione. Ok, qui devo stare attenta. Come faccio lì? Ah, ok. Non era comparso prima. Ok. Oddio, oddio, oddio. Oh, meno male. No. Ma insomma. Su, vieni. Ok, sbloccate mappa. Oh mio Dio. Ok, forza. Ok. Ti prego, un checkpoint. Cosa serve? Oh mio Dio! Ah, ora ho capito. No! Ok, ho preso anche la stella rossa. Ora boss. Your lesson begins now. Oh mio Dio, con la frutta ancora. Ah. Thanks. Volevo uscire, non era lì che volevo mirare. No! Ma quante volte devo morire? Almeno metti il salvataggio col boss, no? Oh. Meno parole. Ma piantala. Ok, l'ho preso, da che parte devo andare? Ok, mi fido della... dei rings. Non mi fido neanche di questo. Come si fa ad annullare? Vuoi annullare? Come si fa? Niente, morta. Ah no, giusto, ok. Ok, mo qua. Mi fido, eh. No. Non era qui dove devo andare. Qui. Oh, ok. Muori. Dovessi essere orgoglioso di te stesso, sì, lo sono. Ok, ce l'abbiamo fatta. We have a mutual problem. One so large that it will take both of us to overcome. Whatever! I told you, we can handle the Zeddy by ourselves! That may be true, but the rebellious swine have gotten hold of a device of mine, and they're using it in ways for which it was never designed. What was it designed for, Doctor? Ok, sta spiegando il marchingegno che ha creato. It's supposed to extract energy from our world, but the machine is unstable. Ok, quando avrà ottenuto la potenza è difficile da spegnere. Ok. Oh, always your answer to everything, Hedgehog. If you wish to create a cataclysmic explosion that will incinerate everything within 100 miles, please smash away. Sì, perché Sonic distrugge tutto. No, not anymore. I need to get to the machine and reprogram the shutdown sequence. I'll supply the brains. You will supply the brawn I need to get past the Zeti. Oh, and you're asking so nicely. Good one, buddy. Thanks. Man up, Tails. I don't like working with my most hated enemies any more than you do, but our entire world is at stake. Yeah, well, teaming up with you feels like the end of the world, Eggman. I'm gonna want to take a long shower by the time we're done. Okay. Ok, missione. Ah sì, perché avevo fatto... Ah, ok, nuova vita, grazie. Questo la voglio. Congratulazioni. Ok, nuovo mondo. Che vediamo un po' com'è che si chiama. Si chiama Frozen Factory e c'è la vita lì. Oddio, devo prendere 1100. Va bene. Allora, cosa abbiamo visto? Che... dato che gli Zeti hanno preso il macchinario di Eggman per appunto rubare il potere, anzi la linfa vitale della terra, quindi cosa fa Eggman? Alla fine decide di chiedere aiuto a Sonic, di unire le forze in modo da risolvere il problema, così tanto è un piano, perché in realtà lui vorrebbe che Sonic e Tails si occupassero degli Zeti, mentre lui pian piano sta lì a riavere la macchina e cos'altro? Ah sì, che poi tutti e due gli fanno ricordare a Sonic che ogni volta la sua soluzione è quella di distruggere, e il problema è che non c'è un pulsante di spegnimento in quel macchinario, poi se arriva alla potenza totale non si può spegnere e quindi sarebbe finita per la terra. E niente, allora do un attimo un'occhiata all'orario. Facciamo così, ci fermiamo qua. Io intanto per conto mio cercherò di prendere gli animaletti, così almeno non dobbiamo stare lì in live a rifare tutti i livelli ogni volta. Quindi aspettate, transizione. Ok, questo prima parte di Sonic Lost World è fatta e niente, vi ringrazio per la visione, chiedo scusa per le critiche che sto facendo troppo nei confronti del Sonic Lost World. Per carità, non è un bruttissimo gioco, è giocabile perlomeno e si può anche rigiocare, cose così, solo che non sembra tanto un gioco di Sonic perché è veramente lento ed è fastidioso che per poter essere veloce devi tenere premuto un tasto, quando in realtà nei vecchi giochi di Sonic, e per fortuna anche quelli di adesso, scusate, puoi andare senza toccare il tasto, cioè cammini, che per Sonic sarebbe una corsa, ecco. Le ambientazioni sono molto carine, questo lo devo ammettere, il design anche, molto colorato, però forse un po' troppo, troppo caricaturale, cioè per Sonic ci sta la caricatura dell'ambiente perché deve essere legato all'ambiente, deve essere proprio dentro, non come per esempio gli Adventure che sembra un po' strano appunto i personaggi diciamo abbastanza realistici con questi esseri antropomorfi come Sonic, Tails, Amy. E per me quello migliore che avevo visto io, che ancora non ho giocato però lo porterò, è Sonic Unleashed. Per me la terra come è fatta, gli esseri umani come sono fatti sono molto meglio Unleashed che il dimenticato Sonic 2006, perché 2006 hanno fatto personaggi super realistici, persino Eggman che è un orrore, e vabbè Sonic e gli altri uguali più o meno. E niente, tutto qui, continueremo la prossima volta che sarà... settimana prossima, perché io devo continuare con Dragon Quest che purtroppo è lungo, quindi devo giocare un po' di più. Questo invece magari non so se lo cioè uno o due live lo finiamo questo gioco, secondo me. puoi dare un'occhiata al DLC. E niente, ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Saluti!